Ero quella che lavorava di più in casa di riposo, perché veramente mi facevo in quattro per i miei anziani. Gli pulivo pure la pipì. Ma quella casa aveva qualcosa di strano. Qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Io non potevo credere che lì sotto c'era qualcosa di più grande di me. Io non posso crederci. Io dovevo soltanto aiutare un nonnetto. Io pensavo che quel nonnetto era buono. Ma a quanto pare, le cose non erano così. E dovremmo andare a fondo della situazione, assieme. Bella gente, qui Gabby e bentornati in un gioco di Chillasart, che non chilla mai, The Caregiver. Questo gioco avrà a che fare con nonni che ci bastonano. Eh sì, i nonni hanno i bastoni e quindi li usano. Tomita Seki, 26enne. Iniziamo proprio così col botto. Guardate, siamo in una mensa dei poveri e la mia amica poveraccia Giovannina Stankin si chiama di cognome e si capisce perché si chiama Giovannina Stankin. Va bene, ci vediamo dopo domani quando ti sarai svegliata. Noi adesso ci troviamo in una mensa. Avevo provato un attimino il gioco prima per vedere come iniziava e sì, credo che noi ci troviamo in una casa di riposo per anziani. Cioè io... Lo so perché io ho fatto aiuto anziani. Non si direbbe, non sembrerei nemmeno adatto. Però io sì, suonavo il pianoforte. C'era un pianoforte lì sul muro e io suonavo. La mensa era molto simile in Germania, perché io ho provato tanti lavori, tra cui il muratore. Cioè io ho fatto anche il muratore. Ho fatto veramente di tutto, per poi finire youtuber. Avete capito che insomma con i lavori normali non mi trovavo. Oh, ho trovato la mia borsa. Perfetto, quindi abbiamo una sala computer. Ma non sono sicuro però che sia veramente aiuto anziani. Può anche essere che sia un ospedale. Oh, però mi ricorda veramente dove ho lavorato. Nani? È tempo. È meglio che mi sbrighi. Ok, va bene. Allora, ragazzi, è stato un piacere. Ah, giocaccina, focaccina. Vai fuori? Sì, Madasuki. Oh, ho ricevuto una chiamata dalla sua figlia di andare da lei. Ha detto che era una... un'emergenza. Va bene. Ed è tardi ormai. Prendi tutto quello che ti serve e vai a casa dopo che hai fatto il lavoro. Lo dirò al capo. Grazie, Risako. E sveglia Naomi, che è la signora Stankin di prima, prima che tu te ne vada. Sta dormendo nella stanza riposo. Di nuovo? Lavora davvero tanto. Ah, e lo sapevi? Sapevo cosa? Ho scoperto questa cosa quando controllavo i suoi dati. Ho sentito dire che è stata lasciata. Credo. È stata lasciata in un tunnel nel bel mezzo di una foresta quando è nata. Però è stata trovata, fortunatamente, da una coppia di esploratori urbani. La polizia non è riuscita a risalire su chi era la bambina e da dove venisse. Ma è pazzesca sta storia. Già, non riuscivo a credere i miei occhi. Per fortuna è stata adottata da una famiglia che le vuole bene. Guarda dove è arrivata, a dormire sulle mense. Una veramente una brava ragazza che prende il suo lavoro seriamente ogni giorno. Sì, ed è veramente gentile, ma sembra che abbia qualcosa. O sono solo io? Cosa intendi? A volte sembra che non abbia emozioni. Ti ricordi quella volta che un paziente è svenuto, lei... Dai, adesso non parliamogli alle spalle. Non è giusto. Scusa, non volevo. Anche qua dobbiamo stare attenti. La sanità prima di tutto. È già buio qui fuori. Oh, mannaggia. Proviamo ad andare per di qua. Magari abito qui, in uno di questi palazzi. Questi pazzi palazzi. Chillasart, il gioco dove non capisci mai dove andare e alla fine vai a finire un vicolo cieco con un mostro che ti segue. Grazie. Abiterò qui sopra io? Abituo qui? Sono abituato a scalare case? Una carta misteriosa. Wow! Ma cosa che ho appena visto? È un Pokémon! Ma non sono qui a caccia di Pokémon, Cap. Devo trovare una via d'uscita. E devo trovarla in fretta. Prima che la via trovi me. Forse devo andare semplicemente a piedi? Andare via per di qua? Open world? Ma sì! Ma no! Ma forse non è la giusta via. Allora per di qua. Ma sì, è questa, no? Per di qua devo andare. Ah ah! C'è una cabina telefonica. Molto open world sto gioco, mi spaventa tutte le possibilità che abbiamo. Forse devo semplicemente seguire la strada, mi sto facendo troppe pare. Qui c'è un carrello, un cartello, non lo so. Ho i chills, ho i feels, ho paura, uscire di notte. Una bella ragazza come noi, guarda che slanciata. Potremmo essere preda facile di strani stalker. Fammi semplicemente andare a casa. Non è la giusta via. Oh, bro. Sarà questa, allora. Questa è la casa, vero? Qual è la casa? Non è la giusta via. Allora, segnamelo, cioè. Guarda, non posso neanche andare per la strada.
Oh, mi sa che devo andare qui. Mamma mia, cos'è sto posto? Oh, il giardino, il parchetto. Stra in salita. Ok. Sinistra, destra. Ecco, sinistra, posto. Che fortuna. Tutto molto strano in Giappone. Molto film d'animazione giapponese tutto. Oh, sono arrivato. Ehi! Ma forse sono occupati. Entro, va bene? Hanno detto che c'era un'emergenza in questa casa. Oh mamma, è spaventosa. È davvero spaventosa. Hanno una cucina. Porca zozza. What is that? Eh? Che cos'è questo odore? Sento un fortissimo odore maledetto di marciume. M'è morto un nonno? M'è morto un nonito? Sento che viene da qui. Da qui. Un vestito ho trovato. Non si apre. Sembra che sia bloccata. Oh mamma! Mi sono spaventata per un attimo. Ok, almeno non siamo un fantasma, siamo un vampiro. Sta casa è infinita. Ehi, nonna Genoveva. Potrei anche uscire. Che razza di casa è? Oh! Soichi? Non spaventarmi così. Ha guardato verso la casa. Oh! È qui! Mamma mia! È il mio nonnetto! Bro! Devo rientrare. Stavo per andarmene perché non ti trovavo. Soichino! Ecco! E prima non c'era! Ah, signor Soichi! Ma non mi spaventi così! Perché non dici niente? E cosa è successo alla tua famiglia, allora? Sono andati fuori? Ehi! Sta tutto bene, signor? Soichi-san? E che parla? Non sa... Mamma mia, Seurinados! Seurin, aspetta! Anche dopo anni di questo lavoro, non riesco ancora ad abituarmi a sto schifo. Ho bisogno... sì, lo pulisco. Per fortuna ho trovato il panno prima. Oh, Soichi-san, sei proprio un pisciatoio umano. Soichi-san? Ma niente. Lui è tutt'uno con l'urina adesso, in questo momento. È concentrato, è sconcentrato, è in un altro pianeta! Oh! Però non devo agitarlo, sennò tira fuori il bastone. Vabbè, vado a vedere cosa c'è fuori. Magari sta guardando qualcosa. Che è successo? Uccison? È sparito! Sto coso si muove! Sto coso appare, scompare! No, non farmi questo. È un cacchio di labirinto poi la sua casa. Mamma mia. Non si capisce niente. È Takeshi Castles, i labirinti lì. Prendi la spazzatura. La prendo, tutto a caso, devo scoprire io qua. C'è una... Oh mamma. Quanta spazzatura c'è? Sto prendendo tutta la spazzatura. Ancora quell'odore. Diventa più forte. Che hai fatto, Succino? È l'odore di spazzatura ammuffita? Viene da qua dentro? No. Oh! Wow! Wow, qualcuno stava mangiando un uomo, una donna, un bimbo! Che sta succedendo? E c'è un samurai dietro che mi guarda? Ma che sta... Ma che cacchio? Ma non ha senso quello che ho appena visto. Chilla, calmiamoci. Il giorno dopo, Kuramoto Naomi, un'altra ragazza, è quella là che si è svegliata. E si è svegliata il giorno dopo, la signora Stankin. Quindi sono io che adesso devo capire. Probabilmente è morta questa ragazza, quella che eravamo prima. Mannaggia. Porco schifo. Ehi, ehi Naomi, che succede? Ci sarebbe un nonnino di cui dovresti prenderti cura. Ah, e chi potrebbe essere? È Suchi. Seichi-chan non ci può più andare, quindi non potresti andare tu invece? Certo, ma che cosa è successo a Seichi-san? Oh, non preoccuparti. Probabilmente è una relazione. A volte lo fa. Adesso quella ragazza di prima è sparita e dicono che non può tenerlo a bada.
È successo qualcosa. Ad ogni modo, Suci ha bisogno di te. Ma sto Suci che non parla e si urina addosso. Come fa a dire che ha bisogno? Non so. Ti ho dato le informazioni sul tuo tavolo. Vabbè, farò del mio meglio. Sul mio tavolo mi ha dato più informazioni? Non so se qui c'è qualche... Oh, ok. Koga Suci ha 83 anni. È un uomo. Ok, basta persona sanguigna. Ha bisogno di 2 cibi al giorno. Attento quando gli fa il bagno. Deve fare il bagno ogni giorno. Odia uscire di casa. Si dimentica le cose. È un po' demente. A volte ha frustrazione e dolore. Basta che non lo dia a me. E allora era tutto. Vai da Suci, ha bisogno di te. Vabbè, farò del mio meglio. Oh, e non dormire più nella stanza, ok? Non esagerare oltre l'orario di lavoro. Non vogliamo queste cose qui. Scusa, non lo farò di nuovo. Quindi noi siamo la bambina adottata, che non è pronta. Ah, il mio zaino, giusto. Ok. Si sta facendo... Ma quanto tempo è passato? Cioè, se io dormi... Cioè, era il giorno dopo. Quindi è un'altra giornata dove noi abbiamo esagerato col lavoro. L'altra è sparita per qualche strana ragione, non risponde al telefono. E probabilmente la mia collega ha assunto che lei fosse con il suo ragazzo. Dato che ormai è adulta, ha bisogno di una relazione, bla 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 bla. E quindi adesso noi comunque dobbiamo aiutare sto vecchietto. Ok, c'è un monaco. Tu hai una buona anima. Eh? Davvero? Lo riesco a sentire da quando sono un monaco. Beh, non ho ancora fatto molto, ma non importa. Io vedo che tu segui la via. Visita il nostro tempio quando puoi. Con il livello di coscienza che tu hai, dovresti sentirti a casa. Ok, ci penserò. Saitama-san mi ha detto una cosa importante. Nei giochi di Chilasart dovete sapere che ogni tanto se non vai al tempio ti puoi beccare un finale cattivissimo, eh? Quindi dobbiamo andare al tempio per ricevere la benedizione. Vecchio pazzo! Suci-san! Qualcuno a casa? Sembra che sia aperta. Suci-san! Posso... Ah! Wow! Wow! Ma che stevate! Oh! Oh, fastidio, santo cielo, si è dimenticato. Il vecchietto è andato, ha fraccato tutto. Ragazzi, no, veramente. È dura. Sembra che non si possa aprire. Allora, è una scatola piena di ruggine e non posso aprirla perché c'è bisogno di una chiave, non so... Oh, si è chiusa da sola! Ok. Non si apre. Succino? Oh, una torcia, che fortuna! Dai! Dobbiamo andare dove era morta... già ho assunto che è morta? L'altra. Ok, proviamo ad andare di sopra. Ehi. È sparita. Non si apre? Ma non vedo niente. Nani? Sbirciare? Morirò malissimo. Ma dai, la curiosità non ha mai ucciso il gatto. Sbirciamo. Chillas. Non vedo niente. Non c'è niente per adesso. Non so per quale ragione dovevo sbirciare, ma non ho visto niente. Io dovrei trovare il Succino. Dove sei, Elveciu? Un orologio. Non è che devo andare all'aperto. Allora, probabilmente indietro non devo tornare. Proviamo ad andare per di là, magari ogni volta che vado fuori lo... Ok. Forse posso trovare un modo per tirarla giù. C'è una scala che porta da un'altra casa. E questo è già strano di per sé. E c'è un ca... Questo non c'era, sto furg... Ok. Sono salito. Ma che sto facendo? Se vado per di qua... Un'altra casa. C'è una chiave da qualche parte? Nel pollaio. Devo entrare qui dentro. Mamma mia, ragazzi. Me sto perdendo. Perché punto... Cosa c'è qui? Sembra che ci sia qualcosa che blocca il bagno. Devo trovare qualcosa per romperlo. Ma è troppo alto, quindi devo prendere la scala. C'erano un sacco di oggetti. Devo trovarli in casa, probabilmente. Se voglio aprire il mistero. Qua ci va la scala.
C'era una scala qui, che è quella che abbiamo visto sopra. E porta ad una soffitta, porca vacca! Wow! Nonino! Ti ho trovato! Ciao, Sushi-san! Allora, come andiamo? Io sono Naomi. Saki mi ha detto che era molto occupato ultimamente, quindi ci penso io, va bene? Aspetta un secondo! Non pisarti addosso! La TV! La TV! Maledetto! Oh! Che caspita! Ok. Che abbiamo fatto? L'ho spenta? Adesso quello mi sparisce. Ma che sta succedendo? Ho un orribile presagio. Oh! Lo sapevo! Cos'è sto bozzolo? Un corvo si è ammazzato con una molletta in bocca. What? Forse la molletta posso usarla per rimuovere la ruggine. So che è una cosa stupida da dire, ma questo gioco è strano. Questo gioco è strano, ragazzi. Questo gioco è maledetto. Eccolo qui. Gli ho preso la cacchio di molletta. Ok, vediamo se ora possiamo... Sì, posso usare. Posso usare la molletta per aprire la scatoletta maledetta. Ho trovato una chiave. La chiave dove potrebbe andare? Sushi-san è ancora qui? Ah, sei ancora qui. Guarda che ho visto l'acqua che continuava a scorrere, sai, nonnino? E dov'è la tua famiglia? Non mi rispondo. Vabbè, dai, te porto in bagno. Te porto in bagno se riesco ad aprirlo. Non si apre? Perché è chiuso? E io ho una chiave. E questa chiave, perché cavolo devo usarla? Cos'è che c'era di chiuso? C'era qualche porta chiusa? Ragazzi, forse ho capito. Qui la chiave va, no? Chiave, apri. Oh, abbiamo aperto il sesamino. Ok. Ora qui che cosa c'è? Ah! C'è un scavascale. Non riesco a vedere una buia. Allora, prendi la torcia. Ok. Lo prendo. Allora, con questo posso prendere la scala. Immaginavo. Ok, ora ho la scala. La scala, secondo me, va in quello stanzino storto che abbiamo visto dove si poteva andare, no? Cioè, sto letteralmente andando con una scala nell'inventario. Mi sento pesante. Una maniera, ragazzi. Ma se tutto va bene, abbiamo trovato un modo per salire nel segreto del nonno Giovanni. Vammi qua. Mamma mia, c'era la sagoma. Sto sbloccando tutto. Sto usando il mio ultra istinto per arrivare a fondo, per arrivare in dentro. Mamma mia, questa è una cantina pazza. Orrifica sta cantina. Marò, ho trovato il vecchio attrezzo che usava il nonno quando era giovane per mantenersi in forma. Era tutto formoso lui, con queste robe qui. Ragazzi, io so dove va questo. Sblocco il bagno adesso. Rompo, spacco tutto, esplodo la casa. Allora andiamo qua. E questo lo possiamo mettere qui. Oh, parbacco. Ok, ora però mi serve qualcos'altro. Cioè, abbiamo messo questo. E ora uso l'attrezzo. Vado sopra e glielo spezzo con l'attrezzo. Giusto! Scusa, nonno. Però devo rompere. Il bagno è più importante della tua casa. Te rompo tutto! Ok, ho buttato giù... Ah, non ho rotto neanche... Oh! C'è qualcuno che lo stava portando! Sembrava una donna. Non è l'altra che adesso fa la fantasma badante. Sono tutti fantasmi. E tra un po' lo sono anch'io. Il bagno è andato. Bello. Guarda che bello. Dov'è il nonno adesso? Nonno? È in giardino. Ma come ci è arrivato? Non c'era prima. Sto nonno che si teletrasporta. Nonino! Sushi, dai, torniamo dentro. Basta giocare a questi sporchi trocchi, sporchi giochi. Dai, vieni. Olla, far. Tu aspetta qui, non teletrasportarti. Sento un rumore strano. Qualcuno sta sbattendo. Chi sei quel sbobo che sbatta tu? Ok, è arrivato un camion, grazie. Non posso andarmene. È il gatto spedizioniere.
Gatto spedizioniere, grandissimo gatto spedizioniere. Ho un pacco, nonno, è arrivata roba per te. La riconosci? Sparisce se... Ah no, è qua, ok, non lo vedevo al buio. Scusa, scusi di disturbarla, ho ricevuto un pacco. Lo lascio nella cucina, va bene? Ho visto qualcosa... Cavolo, ho visto un'ombra. Io lascio in cucina il pacco. Bene, lasciamolo in cucina. Oh mammina. La porto a letto, dai. Guarda come ronfa. Senti come russa, guarda. Russa come un gessetto sulla lavagna. Fastidiosissimo. Ma io mi nascondo. Ma non posso uscire. Aspetta, c'è qualcuno lì. C'è qualcuno lì. Porca vacca. Ah! Un'altra persona! Chi sono adesso? Ehi, hey, Risako! Che succede? A proposito di Sushi, c'è qualcosa che non va con la sua famiglia. Nessuno dei membri della sua famiglia sono andati a casa loro. Non mi piace questa cosa. Mi stavo chiedendo se Sachi-san sapesse qualcosa. Vuoi controllare il suo diario di lavoro? Sì, potrebbe aiutare. Ah, e si è data ancora per malata. Potresti andarla a visitare. Vedi se sta bene. Ok, praticamente è un'altra giornata di lavoro. Siamo ancora a Noemi, credo. Là, sì, cioè Noemi, Razuki, quella che è. Dobbiamo controllare la nostra collega di lavoro. Cioè, quella che all'inizio del gioco era morta. Dobbiamo andare a controllarla. Dobbiamo andare a controllare... Non so... Ma dai. Ah, qua, il diario. Per fortuna non scrivono i diari i giapponesi, così sappiamo cosa è successo. Giorno 1. Una giornata normale a casa di Sushi. Ma c'è una cosa che mi dà fastidio. C'è un odore in questa casa. Da dove arriva? Beh, domani devo dare una controllata. Io non sapevo che Sushi soffrisse di demenza. Non parla molto. Ed è strano. Ieri stava bene. Magari i sintomi li sta mostrando ora. La sua famiglia dovrebbe essere a casa oggi. Hanno chiamato all'ultimo minuto, ma non riescono a venire. C'è soltanto Sushi a casa. Ho cercato di buttare fuori la spazzatura. E ho usato il rinfrescatore d'aria per togliere la puzza. Ma niente funziona. Questa casa è tipo marcia. Giorno 4. Da quando sono arrivata oggi, Sushi non era a casa. Invece era per terra fuori. Ma che succede? Ho sentito anche muri della casa, botte sul tetto. Stavo cercando di capire da dove arrivassero i rumori. Ma non c'è niente. E poi ancora quell'odore. Ma non riesco a capire da dove arriva. Quella casa mi renderà pazza. La stanza al secondo piano. Che cos'era? Nonna? Perché sei qui? Ma che stai facendo? Non può essere Ale. Io mi sento fredda. Forse sono solo malata. Non devo più andare al lavoro. Quindi si è data per malata. Probabilmente non è morta. Ma che cosa è successo a Sushi? C'è qualcosa di sbagliato con Sachi-san. Devo andarla a visitare. Da quello che ho capito, lei vive lì vicino. Cavolo. Cioè, avete capito cosa è successo? La nonna si mangiava il nonno già morto. Forse il nonno è già morto ed è un fantasma. Ora, da quel che mi ricordo, Sachi vive qui vicino. Dovrebbe vivere nell'appartamento più alto di quest'area. Ok, allora, o è qui o è qua. Probabilmente è qua. Questa storia mi sta veramente agitando, ragazzi. Ah, c'è uno strano tizio pazzo davanti a una porta. Non ti lascerò passare. Ti conosco? No, allora mi fai passare, è un importante. No. Hai la stessa uniforme della ragazza che vive qui. Questo significa che non posso lasciarti passare. Perché? Non vivo neppure qui. Non importa. Devi prima vincere un gioco di sasso, carta, forbice. Mamma mia, tutti malati, pazzi qui. Prima il nonno urinore, qua adesso tu. Guardalo. Oh! Questo vuole darmi botte. È in posa da sasso, carta, forbice. E allora andiamo. Sasso, carta, forbice. Tira. Carta. Ah! Too easy! Ma vaffanbagno! Non posso lasciarti passare. Ehi, c'è la prova delle tre. Andiamo. Sasso, carta, forbici. Ora faccio sasso, così ti spacco. Sasso, carta! Ah! Too easy! Non posso lasciarti passare. Aspetta, riprovo un'ultima volta. Forbici. Ah! Ho perso! Sei molto forte. Comunque, speravi davvero che ti lasciassi passare con un gioco di sasso, carta, forbice? Beh, pensaci nuovo, perdente. Ma tu hai idee? Io ho bisogno solo di una cosa. Portami la droga, eccolo! La droga? Smettila di farlo scemo! Portami la roba! E ti lascerò passare. Cioè, adesso, cioè, dobbiamo fare le spacciatrici notturni a pazzi tizi strani alti 8 metri. Ma che cosa è diventato sto gioco? È malato! È malato! Straveci, è il gioco più strano di Sheila Sart questo. Ok. Forse ce l'ho nel posto di lavoro, sai... Siamo una specie di ospedale.
Magari, e vediamo. Oh! La morfina! Trovata! Io mi dissocio assolutamente da quello che stiamo facendo. Io non l'avrei fatto, l'avrei spinto via, o avrei chiamato la polizia. Ehi, bellezza! Ecco! Ah, sì! Questa! Il nettare! Ecco, sparisci, vai a giocare sniffo, snoffo, snaffo. Ok, entriamo nell'appartamento. Ok. Dovrebbe abitare qui, entriamo. Sfondiamo la porta. Cerchiamo di capire cosa è successo. Devo capirlo, se vogliamo proseguire. Oh! Wow! Seci! Seci-san! Ma tutto bene? Oh, sto bene. Mi sento solo fredda. Vuoi che ti faccio un tè? Sì, 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 mi aiuterebbe. Non sparirmi anche tu. Bene. Ok. Ah, davanti un buon tè, tutto va bene. Bellezza. Prendi e rilassati. Col tè. Allora, va meglio? Ho freddo. Ma non preoccuparti. Credo di aver preso un raffreddore. Ehi, Seci. Sono venuto qui a chiederti una cosa. Ho letto le tue notti di lavoro. Che cosa è successo a casa di Souchi? E cosa è successo alla sua famiglia? Oh, mi sono dimenticato di dirtelo. È perché adesso mi prendo io cura di lui. Non voglio più avere ciò che fare. Dobbiamo andare, ci ha scacciati. È successo qualcosa che l'ha traumatizzata. Almeno non è morta. È già qualcosa. C'è qualcuno di parte. Sì, ma io non posso stare buono un secondo. No, no, vabbè, ho parlato troppo pre... Riascoltiamo quello che ho detto 2 secondi fa. Almeno non è morta. Io devo stare zitto! Io devo stare zitto! Ma che cosa ho fatto? Dimmi che non è morta. Dai, si... No, ma ha preso una facciata incredibile. Io non posso crederci. Ma che cacchio gli ha fatto al cervello? Ed è stata colpa mia. Se non fossi andata, almeno non sarebbe impazzita. Dove sono tutti? Devo andare da Sushi. Perché ho questa strana sensazione? Sento che devo sbrigarmi. Cavolo! E allora andiamo. Mamma mia, che tempo. Ah, ah, piove, piove, piove. Ragazza, non si muove. Piove, piove, piove. Devo andare da Sushi. Ok. Sono arrivato. Sono arrivato. Ehi. Succino, bellino! Nonnino! Sei qua? Che cacchio è questo? Trovare un gatto in un pagliaio, un popo nel papaio. Possiamo andare a sbirciare di sopra? La stanza segreta, no? Sono bloccate. Forse posso usare qualcosa per aprirle? Sbirciamo. Aiuto. Ok, non c'è niente, per fortuna. Ogni volta la paura. C'è un piede di porco però dentro. Non mi dire che il nonno è fuori al freddo, per terra, in mezzo al fango, come fa di solito. Wow, che schifo! Che state a fa? Togliamo il materasso. Apriamo il materasso. No. Wow, sangue! Cosa c'è? Che cosa ho trovato? Una chiave del furgone? Nani? Che ci faceva là dentro insanguinata? Le cose si fanno molto, molto strane, molto inquietante, pazze. Fredo. Apri. Ci avranno nascosto un bambino morto qua dentro. Non so se fra quei furgoni per rapirli. Che cosa succede? Oh, ma... Oh, ho trovato una sorta di... cosa per alzare le macchine. Ah, ok, per la porta di sopra. Ora la posso aprire. Mettila. Sbattila. Ecco, ora non vi sparacate più. Vai. Ew. Forse serve un altro pezzo. Ah, c'è il pacco ancora. Lo apriamo a sto punto. Oh, era tutto calcolato per aprire il furgone. Strano che sia tutto calcolato. Però questo posso utilizzarlo per aprire la porta di sopra. Ho molta paura di quella porta. Non ho altra scelta, ragazzi. Infiliamola qui, perfetto. Ora ho tutto, apriamo! Apriamo! Vai, vai, vai. Che succede? Oh mamma, troverò un morto? Un bozzolo? Un abominio? Non lo so. Ok,
Ok, l'ho aperto. C'è un piede di porco, ho visto. Quello sì, l'ho visto. Ok. Mamma mia. Sì, piede di porco e una nota insanguinata. La fortuna viene da sottoterra. Cosa? Oh no, oh no. Ora devo scoprire col piede di porco. Eccolo qua. C'era un pavimento segreto. Pavimento segretino. Oh oh oh. Scendiamo, scendiamo. Vediamo cosa succede. Vediamo tutta questa fortuna da dove arriva. Una caverna sotto casa, fantastico. Oh, questi qua sono un po' strani, ve lo dico. Mi ricordano una certa nonnina che mi dava tante grane. Scrivete nei commenti se sapete chi è la nonnina che mi dà grane. Scommetto che lo sapete tutti ormai. Oh, 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 che sto vedendo? Stanno letteralmente... Oh, corvi morti, quindi usa... Ok, è un rituale. Un rituale molto... come posso dire? Un po' sì, uno di quelli, no? Un po' di quelli strani. Volevano prendere la fortuna con la via facile, con la via usando demoni, probabilmente. Non so, guarda, guarda, cosa stanno... No, non hanno dato fuoco alla nonna? Dimmi che quella cosa che sta dando fuoco è finta, almeno questo. Ok. C'è un fuoco proprio nero. Nero come il peccato. Maledetti. Vabbè. Guarda queste mascherine là. Bugiarde. Col naso lungo come Pinocchio. Stanno bruciando il signor oscuro della roba. Non so nemmeno se sia una maschera messa a una persona o qualcosa del genere. No. Oh. Oh. C'è una nota insanguinata, leggiamo. Il tempo della consegna è collegato agli orologi vecchi. La mamma è stata pugnalata mentre preparava la cena quando l'orologio alle 3:30, ok. La ragazza è stata strangolata quando stava tornando da scuola alle 8:10. Ecco perché la famiglia erano satanisti, tipo qualcosa del genere. Il ragazzo è stato buttato giù dalle scale alle 5:40. E il padre è stato buttato giù dalla finestra alle 11:50. Quindi probabilmente dobbiamo mettere tutti questi orari negli orologi che abbiamo visto prima. Ho sentito qualcosa. Oh. 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 Oh! Wow! Mamma mia! Che cos'è? È una nonna! È una nonna pazza col coltello! Era una strega! Era una strega, porco schifo! Oh mamma! Torno sopra. Subito. Ma subito. Non me ne frega niente di star là dentro. Aia. Qualcuno mi ha colpito alle spalle. Devo fare gli orari. Probabilmente c'è un orologio per stanza. Lo sapevo. Vecchio orologio. Dobbiamo mettere l'ora. La cucina è 3:30. 5, 10, 15, 16, 17. 3 e 30. Sì. Bene. Uno andato. Quando è tornata a scuola? 8:10. Mamma mia, proprio con orari minuziosi. Proprio demoni pazzi questi. Tornata a scuola deve essere in ste stanze. Una delle stanze qui vicino. Mamma mia, ho paura che mi abbia seguito però. Oh, ve l'ho detto che mi ha seguito! Oh, colodro! Stai buona. Stai buona. Dobbiamo usare scorciatoie. Dobbiamo usare scorciatoie. Oh, porco can! Oh, porco can! Oh, porco can! Oh, porco can! Mamma mia. Allora. Fammi seguire qui. Ma porco cane. Vecchia pazza. Vecchia moneta. Ma mi lasci? Ma io torno in cantina. La porto di nuovo giù e poi torno su. Perché ho visto un altro posto. Devo controllare una cosa. Qua. Cosa c'è? Oh mamma. Mi segue? Siamo dall'altra parte. Ah, possiamo saltare. Ma sono ste robe? Corvi, erano corvi. No, il vecchio è Suci. Gli ha messo una maschera. Oh, porco cane, signora, si calmi. Era Suci. Gli ha dato fuoco. Come fine del rituale, povero nonnetto. Lui cercava di dirmelo. Porca vacca. Non so cosa stavo dicendo e non ti ascolto. E tutto quello che mi dici tornerà indietro a te 100 volte. 8:10. Cinque.
5 8 10 8 e 10. Oh! Poretta, pace all'anima sua. Pace all'anima sua. E anche alla mia. Dai, nonna pazza. Ma perché vado sempre a finire in casa con delle nonne che vogliono uccidermi? Io questa cosa non la capisco. Porco can davanti che trapassa le pareti. Una roba atroce. È una roba atroce. Lasciami fare. 140. Ah! No! Vabbè, non accoltellarmi. Ma vaffan bro. Come se... Ma vaffan bagno! Dai! Bella lì! Manca solo uno. Sarà qui? Sarà qua. Ecco. 11 e 50. Ok. Sì! Mamma mia, si è aperto un forziere magico del drago. Il tesoro, perché lei parlava di un tesoro? Forse voleva fare un patto per aver soldi. Con l'entità del sottosuolo c'è una chiave stranissima. Non so manco dove si trova. Oh, che cosa sto facendo, ragazzi? Deve essere in una di ste stanze. Non credo di sopra. Il problema è che lei è ancora qua. Devo sbrigarmi. Qui. Eccola. Un pugnale che ha usato per i rituali. Sì, è uno strano pugnale. Devo tornare di sotto, mi sa. Devo tornare dal rituale. Devo porre fine. Questa è tipo la chiave per finirlo. Ok, di sotto, di sotto. Povero vecchietto, povero vecchietto. Poi c'era ancora quell'uomo giapponese. Vi ricordate che sia stato uno dei demoni evocati dal rituale? Non lo so. Queste cose mi fanno rabbrividire, ragazzi. Promemoria, mai fare i rituali, ok? Ok. Ok, ci sono. Ci sono. La chiave. Spegni. Spegni sta roba. Ogni cosa una chiave. Oh. Ecco. E ora girala e spegnilo. Dai. Pinocchio. Ma non, cavolo di demone. Si è chiuso. Si è spento. Era davvero una chiave. Suci. Facciamo scenderlo. Davvero. Ma gli ho tolto la maschera e... Perché c'è un cranio? No, è la maschera, credo. Suci! Grazie, mia giovane. La maledizione non mi riusciva a far parlare. Scusa se non ho capito prima le cose. No, hai fatto più di quello che io pensassi. Mi hai dato una possibilità. Ora ascolta. Il corvo mi sta seguendo. Sta usando mia moglie per completare se stesso. Tua moglie? Non era morta? Il corvo riesce a interagire con i morti. È riuscito a riportare la sua anima indietro in questo mondo. Le condizioni per evocarla erano... Per il morto di performare un rituale sulle persone che lei amava di più. Ora, devi salvare lo spirito di mia moglie. Ma come? La sua scatola con la cenere d'ossa è nell'altare. Dovrebbe essere chiuso da un filo rosso. Portalo fuori dalla casa e il demone se ne andrà. Ok, tutto normale. Usa questo. Dovrebbe tagliare qualsiasi cosa. Hai una buona anima. Mi fido di te. Vabbè ragazzi, siamo da tipo da aiuto anziani con le forbici dalla puta arrotondata. O forse anche no, questa volta dobbiamo finire il rituale. Porca vacca, che cosa sta succedendo? E adesso dov'è la nonna in tutto questo? Ma il nonno mi ha dato una missione. L'ultima missione. Ah! È qua! Che cosa vuole? Suci, io volevo solo stare con te. Ti chiedo scusa. Cosa? Si è incoltellata. Non so che sta succedendo. È un po', sapete, la cultura giapponese può raggiungere dei livelli molto strani. Però noi ci hanno dato la forbice. La forbice taglia tutto, fracca tutto, spacca tutto. Devo andare nella sua scatola delle ossa.
C'è qualcosa lì fuori? Dove terresti le ceneri di una vecchia in una casa così? Ah, qui! Ma te pareva. Tolte! Ok. Ho una scatoletta con le ceneri. Le scatole. Si è chiusa la porta in faccia. Da sola. Oh mamma. Oh mamma. No, 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 no. No! È il samurai, è il corvo samurai! Via! Ora c'è lui in casa! Porca vacca. Devo uscire. No, mi ha chiuso in una specie di gioco? Mamma mia! Che vuole? Porca vacca! Porca vacca, Takeshi Castle! Takeshi... Ah! Porco schifo! Stammi lontano! TikTok, 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 TikTok! Marò! Ma che cos'è? Aia! Mi ha sculacciato! Marò, che sto giocando! TikTok, 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 TikTok. Mamma mia! Non so dove sta... Cos'è sta barriera? Sì, ma dai, senza sapere... Cioè, con coso che mi sei... Come faccio io? Continuo per di qua, no? No. Fuori. O devo prendere tutto... Oh, ok! Ok, sono uscito dalla sua dimensione. Sono riuscito a sfuggirgli. Mamma mia, ce l'aveva proprio su. Sono? Sono fuori! A caso, cioè, io sono... Mi sono mosso con la forza della paura. In questo momento. Non sono stato incorvato. Tiè. Che avventura. Nessuno mi crederà, poi è il bello di queste avventure. Nessuno mi crederà. Ho corso più veloce che potevo. E proprio quando ho finito il respiro, ho visto un edificio tutto vecchio. Era un tempio antico. Solo a guardarlo ho visto la sua storia. La sentivo, la percepivo. Poi mi sono guardata indietro. E il Karasu Tengu se n'è andato. Sono riuscito a seminarlo. Quindi questo corvo si chiama Karasu Tengu. Ho deciso di entrare nel tempio e ho visto un monaco che cantava. Ero esitante nel disturbarlo, ma lui forse ha sentito la mia presenza. Si è avvicinato a me, ha guardato la scatola di ossa. Ha detto, dalla a me. Gli ho dato la scatola senza esitazione. Le mie mani erano piene di adrenalina. Se avessi esitato un attimino di più, lo spirito della donna avrebbe sofferto molto. Mi sono sentita meglio. Suichi aveva ragione. Sembrava che sua moglie, Ori, non avesse avuto nessun male perché ho preso la scatola fuori dalla casa, quindi il monaco mi ha detto di seppellirla prima che attragga altre cose. Mi ha aiutato e mi ha offerto una preghiera di protezione per me e la coppia. E anch'io ho pregato. Ho pregato che tutto andasse bene. Insomma, Sauchi se ne andasse via quello spirito, anche lo spirito di Sauchi. Ma adesso dove è finito il Karasu Tengu? Se n'è andato via per sempre. Ad ogni modo, mi assicurerò che Sauchi non torni indietro. Sono passati un po' di giorni e ho deciso di prendermi ancora cura di Suchi. È una bella giornata di sole. E andiamo anche nella tomba di Aori, che dovrebbe essere la nonna. Ora che abbiamo il nostro momento di pace, posso finalmente incontrarla. Forse ero anche imparentata con loro, perché c'era la storia di io che non avevo avuto una famiglia. Forse era mia madre o qualcosa del genere, imparentata con me. C'è qualcosa di più in questo gioco, che in qualche modo ho spezzato la maledizione. Sono con mio nonno o mio padre. Voi vedete, magari tipo è mio padre. Ma non credo. Un po' vecchiotto come padre. Ad ogni modo abbiamo sistemato la maledizione. Il nonno è salvo. Mi prendo cura di lui. C'è un mazzo di fiori fluttuanti, ma tutto normale. Stiamo pregando alla tomba. È stato tipo angelo custode? Perché era un corvo? Che peccato. Lui era già andato nel momento in cui ti sei entrata nella casa. In che senso? Non so se ho preso il finale buono. Forse devo fare qualcos'altro. Perché aveva le ali da corvo. Non le aveva tipo bianche da angelo custode. Quindi ho fatto forse un errore. Devo fare qualcos'altro. Devo forse prima andare al tempio. Perché mi hanno detto di andare al tempio. Potrei vedere se c'è un finale buono. Vabbè ragazzi, se sapete qualcosa di più, se vi è venuto in mente qualcosa, io credo che hanno fatto un rituale. Probabilmente la nonna che ha creato tutto questo. E però il nonno è stato già affetto perché l'aveva già ucciso. Non sono riuscito a salvarlo, perché lo dice anche nel rituale che è stato in qualche modo ucciso, mi sembra.
Quindi forse questo è il brutto finale, che lui in realtà è già stato preso. È diventato un po' già un... è già maledetto, non è che potevamo fermare la maledizione. È stata una scusa questa. E alla prima occasione magari mi avrebbe fregato. Però dai, una mezza vittoria abbiamo avuta. Quindi un happy ending col punto di domanda, appunto. Ragazzi, comunque i giochi di Cilasart sempre strani, sempre pazzi e sempre pieni di tensione, guarda, sto tremando. Io vi ringrazio però per la visione di questo video e noi ci vediamo alla prossima partita. Ciao ragazzi!